Scontro automoto, muore a 44 anni. Il tragico incidente è avvenuto nella notte sul lungomare di Marina di Massa. Ad avere la peggio è stata una donna di Pietrasanta residente nel capoluogo apuano, investita da un'auto guidata da una signora camaiorese. Indagini in corso. Villa Puccini, inaugurato il primo piano. Finalmente è tutta visitabile la Villa Museo del Maestro sul Belvedere di Torre del Lago. Venerdì pomeriggio l'inaugurazione degli spazi rimasti fino ad oggi chiusi al pubblico. Patti Pravo, quanta emozione, serata magica alla mitica bussola di Focette dove è tornata ad esibirsi la ragazza del Piper sul palco che la vide regina negli anni 60, omaggio della famiglia Angeli all'artista. Invasione di aquiloni sui cieli di Lido di Camaiori nel primo vero weekend dal clima estivo, oltre 30 aquilonisti professionisti da tutta Italia sulla spiaggia del Secco, tutti col naso all'insù, tanta curiosità e voglia di mare. Sport calcio, o Serie D o me ne vado, ultimatum di Tommaso Volpi, patron del Viareggio 2014, appena retrocesso in eccellenza. Il presidente è pronto a mollare se la società bianconera non sarà ripescata per il prossimo campionato di Serie D. E un saluto ai nostri ascoltatori e bentrovati a questo appuntamento con il TG Noi della Versilia. Come abbiamo sentito nei titoli, grave incidente stradale a Marina di Massa davanti ad una nota discoteca. Ad avere la peggio è stata una donna di 44 anni, nata a Pietrasanta, ma residente nel capoluogo apuano. Ironia della sorte, ad investirla è stata una versiliese. Vediamo. La notte tra venerdì e sabato intorno alle 3 la polstrada di Massa è intervenuta nei pressi della discoteca Il Pirata a Marina di Massa sul viale Vespucci in seguito ad un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita una centaura. Da un parcheggio condotta da una donna di 63 anni, nata a Stiave, residente a Camaiore, è uscita un'auto Nissan Micra che, secondo i rilievi effettuati dalla polstrada, ha svoltato ad U. Dal lato opposto della via sopraggiungeva una moto Kawasaki 750 condotta da una donna di 44 anni nata a Pietrasanta e residente a Massa che è stata sbalzata a terra sull'asfalto ed è deceduta in seguito al violento impatto. I soccorritori hanno cercato per circa 30 minuti di rianimarla ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Gli agenti nei rilievi hanno trovato segni di frenata. La donna separata viveva con la madre. La posizione della 63enne alla guida dell'auto è adesso al vaglio dell'autorità giudiziaria. Ha riferito alla polizia che non ha visto sopraggiungere la moto, è risultata negativa al test dell'etilometro. E continuiamo con la cronaca. I carabinieri di Pietrasanta hanno arrestato venerdì 31 maggio due marocchini, Yamel Azim, classe 90, e Mustafa Karim, classe 98, entrambi già noti alle forze di polizia. I militari dell'arma avevano ricevuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini circa un sospetto via vai di autovetture e persone che effettuavano brevi soste nella zona di via Arginvecchio e in località Belvedere a Pietrasanta. Avviata un'attività di indagine, i carabinieri hanno organizzato diversi servizi di osservazione nella zona segnalata ed hanno riscontrato un frequente via vai di persone che acquistavano droga dai due marocchini che sfruttavano la fitta vegetazione del posto per spacciare. A conclusione dell'attività investigativa, la procura presso il Tribunale di Lucca ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Yamel Azim sulla base degli elementi di prova raccolti dai carabinieri di Pietrasanta. Lo straniero gestiva infatti una rete di spaccio di cocaina e riforniva numerosi clienti. Ieri mattina, alle prime luci dell'alba, i carabinieri, con un'unità del nucleo cinofili, hanno fatto scattare il blitz in località Belvedere di Pietrasanta ed hanno arrestato Yamel Azim, rintracciato all'interno di una tenda, e a seguito di perquisizione i militari hanno sequestrato un machete, 665 euro in contanti e 4 telefoni cellulari. Nella stessa giornata i carabinieri hanno anche trovato l'altro straniero, Mustafa Karim, nei confronti del quale pendeva un'ordinanza di esecuzione in carcere emessa dalla procura presso la Corte d'Appello di Firenze per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti commesso tra il luglio 2015 e il settembre 2016 a Lucca. Yamel Azim era già stato arrestato in flagranza dai carabinieri della stazione di Pietrasanta lo scorso 10 maggio in via Arginvecchio,
poiché sorpreso a cedere cocaina e poi, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di altre 10 dosi di droga. Ed ora invece occupiamoci di una bella novità, ovvero parliamo del Puccini segreto, ovvero le stanze più intime appartenute al grande maestro e a sua moglie Elvira. Sono state completamente restaurate e riportate all'antico splendore con i mobili che il maestro acquistò. Vediamo. Correva l'anno 1900 quando Villa Puccini di Torre del Lago veniva inaugurata per accogliere la famiglia del maestro che l'abitò per oltre un ventennio. 119 anni dopo, venerdì 31 maggio, il piano superiore della dimora, dove Puccini compose alcune delle più belle pagine della musica lirica di tutti i tempi, è tornato a risplendere in tutta la sua semplice raffinatezza, con tessuti e arredi originali, così come il grande compositore Giacomo ed Elvira Puccini lo progettarono all'inizio del secolo scorso. Presidente, questa è la stanza vissuta da Giacomo Puccini, la camera da letto. Sono esattamente 119 anni. Sono passati 119 anni dall'epoca in cui Giacomo e la moglie vengono ad abitare questa casa. E questa è la camera da letto con i mobili originali. Fra l'altro abbiamo delle notizie in archivio che ci testimoniano il lavoro fatto fare da un falegname di Torre del Lago e l'unificazione di tutti questi mobili un pochino, diciamo, scompagnati, non, tutti colorati con una vernice verdognola, quindi sono tutti di tono verde. Puccini l'ha voluto lui personalmente, molto probabilmente influenzato da questa natura verdeggiante. Poi naturalmente il lago lambiva la villa, oggi c'è il piazzale, ma un tempo la villa era lambita dal lago. Ecco, soprattutto interessanti sono queste belle tende, non so se le ha notate, sono stampate con motivi Liberty, quindi dell'epoca, come pure le mantovane delle finestre, la tappezzeria. Entriamo nell'intimità, quella vita privata di Giacomo Puccini. Vita privata che lui sceglieva a Torre del Lago, nel senso ha scelto Torre del Lago come suo luogo non solo per la composizione ma per la tranquillità. Ospitava poche persone, per lo più parenti, pochi amici, i librettisti, in questa casa che aveva tutta una dimensione quotidiana e che con questi restauri, questo nuovo allestimento siamo riusciti, speriamo, a rendere appieno. Veramente straordinario. Rimaniamo in tema di musica, musica lirica, un trionfo a Malaga per il Festival Puccini. Ecco, un successo oltre ogni attesa, l'accoglienza a Malaga per il nostro festival che ha promosso con organizzatori spagnoli una serie di eventi per promuovere il cartellone 2019 del Pucciniano a Torre del Lago. Gli artisti del Puccini Festival Academy, diretti dal maestro Juanma Parra sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Malaga, sono stati protagonisti del concerto Tutto Puccini in un teatro Cervantes esaurito in ogni ordine di posto, una vera e propria standing ovation al termine del concerto. Non ci aspettavamo un'accoglienza così calorosa, dichiara il presidente della Fondazione Alberto Veronesi, che ha illustrato alla stampa il programma 2019. Abbiamo gettato le basi per una collaborazione che proseguirà, ha detto, anche nei prossimi anni, perché abbiamo constatato che c'è una sincera voglia di approfondire la conoscenza del patrimonio musicale pucciniano. Andiamo invece ora al Lido di Camaiore perché c'è stata una coloratissima invasione di aquilone sui cieli del secco. Vediamo il servizio. Alla fine l'estate è arrivata, è bastato un giorno per far decollare la stagione in Versilia, sole, temperature sopra i 25 gradi e finalmente le spiagge piene di bagnanti, dopo maggio decisamente da dimenticare. E a Lido di Camaiore è stata una doppia invasione di turisti e aquiloni grazie al Lido Vola. Dal primo pomeriggio di sabato i silenziosi giganti del cielo hanno invaso letteralmente la zona del secco, in riva al mare tutti con il naso all'insù, grandi e piccoli, per ammirare queste grandi strutture di oltre 30 metri volteggiare in cielo. Oltre 30 aquilonisti professionisti arrivati da tutta Italia in Versilia con le loro enormi costruzioni. L'aspetto più complicato in questo caso è il vento, perché questo qua, essendo un aquilone che ha bisogno di un pilota, cioè quell'aquilone più piccolo sopra che lo mantiene, diciamo, stabile. Se il vento non è costante e comunque non è preciso, l'aquilone tende a muoversi parecchio, e in un ambiente così un po' più piccolo, diciamo che è più difficile perché si muove a destra e a sinistra molto. È tessuto il ristop. È lungo 30 metri,
sarà largo una decina. Cos'è che affascina tanto i bimbi che guardano e fanno foto? I bimbi, le forme, le dimensioni, il fatto che gli struscia davanti. Sono soprattutto materiali sintetici, quindi non chiaramente cotone perché sarebbe troppo pesante e poi si allungherebbe troppo. Alcuni tipi vengono chiamati spinnaker di questi materiali, un po' tipo quelli che vengono usati per le vele delle barche, ma più leggeri come grammatura. L'evento, organizzato da ABC Lido di Camaiore, torna anche per tutta la giornata di domenica 2 giugno. Dalle 10 alle 18 ancora esibizioni di aquiloni. In contemporanea anche spettacoli di animazione e laboratori, in collaborazione con IPD Versilia, per insegnare ai più piccoli come costruire in casa un proprio aquilone. Sono tanti bambini che si avvicinano e che provano questa cosa. Pochi, siamo gli ultimi. Pochissimi che si avvicinano di ragazzi. I ragazzi oggi hanno altri interessi. Sono quelli vecchi che è rimasto. E se guardi gli aquilonisti che c'è qui, e siamo tutti di una certa età. Se ti dico 90 anni o io, e tu dici che ci fa questo qui. Un altro gioiello del mare, made in Viareggio, da oggi salperà i mari di tutto il mondo. Con una cerimonia strettamente privata, stamattina presso i cantieri navali Codecasa a Viareggio, hanno stato varato nella sede appunto del cantiere il nuovo Codecasa 65, ovvero 65 metri. È un elegante motor yacht in acciaio e alluminio a 5 ponti, nato dalla collaborazione tra lo staff tecnico dei cantieri Codecasa, in totale sinergia con lo studio di architettura M2 Atelier di Milano, scelto personalmente dagli armatori. Tra le dotazioni e i servizi presenti a bordo, anche una palestra ed una piscina di ampie dimensioni sul Ponte Sole. Lo yacht è di proprietà di una società di leasing italiana e batterà bandiera italiana, offrendo altissimi standard qualitativi e tecnici. È equipaggiato con due motori Caterpillar e raggiungerà la velocità massima di 17 nodi a dislocamento leggero e ha una autonomia transatlantica di 5.000 miglia a 12 nodi orari. E come abbiamo sentito nei titoli, grande successo ieri sera e anche grande partecipazione ieri sera nel Tempio della Musica, ovvero la Bussola di Focette, per il recital di Patti Pravo che tornava in Versilia dopo oltre 40 anni. Vediamo. Dice che no, e piangerò. Si è presentata sul palcoscenico della Bussola di Focette, il noto musical che fu il tempio dello spettacolo europeo per anni, con grande puntualità e ci ha mostrato venerdì sera una Patti Pravo in buona forma vocale. D'altronde lei, con oltre 50 anni di onorata carriera alle spalle, è sempre straordinariamente lei, con la sua mimica, le sue mosse, i suoi gesti con le mani ancora suggestivi che hanno confermato ancora una volta la sua grande presenza scenica. Il concerto, andato in scena nel rinnovato locale gestito dalla famiglia Angeli, è durato poco più di un'ora, tutta una tirata senza pause. Applausi a scena aperta e ripetute ovazioni per la mitica ragazza del Piper. Meravigliosa, stupenda, sublime, una vera star. Le piace Patti Pravo? Sì, certo, come no. Una canzone che preferisce di lei? Bambola. La bussola dei nostri tempi, bellissimo. La canzone che preferisci di Patti Pravo? E dimmi che non vuoi morire, scritta dal mitico Vasco. Emoziona? Tantissimo, speriamo la faccia stasera. La canzone più bella e quella che mi ricordo è La Bambola. Un bellissimo locale questo qua, sono venuto 2 o 3 settimane fa per Peppino di Crapi, stasera siamo qua per Patti Pravo. La prova del 9 superata alla grande consisteva in canzoni come Pensiero stupendo, dove la voce deve impennarsi nell'ultima strofa. Poi l'esecuzione di quel piccolo gioiello sensuale di E dimmi che non vuoi morire, il brano di Vasco Rossi che al Festival del 97 la fece scoprire a molti di quei ventenni che ieri sera l'hanno a lungo applaudita. Poi è stata la volta di La Bambola, Ragazzo triste, Se perdo te e Pazza idea. Insomma, un bel concerto che ci ha fatto rivivere l'epopea della mitica bussola degli anni d'oro. Riportare la bussola dove era una volta, e quindi abbiamo fatto una grossa opera di ristrutturazione di questi locali, sia all'interno che all'esterno, compreso lo stabilimento balneare. E complimenti, davvero una bella serata ieri sera alla Bussola di Focette. Cambiamo argomento, occupiamoci invece di arte. Tra luce e marmo, il ritorno in Versilia di Helidon Gigia. Vediamo il servizio.
L'acciaio che si specchia e si confonde nel cielo, il marmo bianco che splende al sole e richiama le vicine Alpi Apuane. Steel and Stone, The Energy of Matter di Elly Dongigia è la mostra spettacolo che per tutta l'estate abbellirà la piazza centrale di Forte dei Marmi, il pontile e il lungomare. Un percorso di 12 sculture monumentali in acciaio e marmo che riporta il celebre artista di origini albanesi in Versilia, dopo il successo della mostra di 3 anni fa a Pietrasanta, che vide il suo debutto nella lavorazione del marmo. Stavolta lo fa con una mostra ancora più coinvolgente, integrata all'ambiente. Del resto i giochi di forme, luci e superfici hanno reso celebre Gigia in tutto il mondo. L'emozione, il messaggio è molto semplice, di unire questi due materiali, di rappresentare il passato e il presente. Il passato, la tradizione e soprattutto la storia che ha raccontato questo materiale tradizionale che è il marmo, e l'acciaio che rappresenta la contemporaneità nel mondo in cui noi viviamo adesso. Soprattutto la luce, che io ho sempre cercato di plasmarla entrambi i materiali, la luce, di renderla proprio leggera, soprattutto di renderla musica, per essere per tutti, soprattutto universale come linguaggio artistico. La mostra, patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi, realizzata da Imago Art Strategies con il contributo di Enro S.P.A., sarà allestita fino al 15 settembre. Elly Dongigia si è recato proprio qui, nelle cave del Monte Altissimo, per lavorare questi marmi, queste pietre, come indica il titolo, scegliendo anche tipologie molto diverse dai classici marmi, per confrontarsi con il territorio e lavorare questo materiale, per donargli la stessa leggerezza e lo stesso candore, la stessa morbidezza che dona lavorando l'acciaio. E da Forte dei Marmi andiamo invece a Camaiore, perché i classici della grande musica in un concerto di beneficenza. L'appuntamento è per martedì 4 giugno al Teatro dell'Olivo di Camaiore. L'ingresso sarà libero. Vediamo. Martedì 4 giugno si terrà a Camaiore, presso il Teatro dell'Olivo, con inizio alle 21, lo spettacolo musicale dal titolo Concerto di Beneficenza in memoria di Concetta Pardini, secondo evento organizzato dall'Associazione Italiana contro le Leucemie e dalla musicista Cristina Bianchi. Sarà una serata speciale dedicata alla grande musica classica per clarinetto, pianoforte, flauto, contrabbasso e batteria. Anche quest'anno ho organizzato il concerto di beneficenza al Teatro dell'Olivo dopo il successo riscosso dello scorso anno. E quest'anno ci saranno delle grandi novità, sarà uno spettacolo nella musica. E invito tutto il pubblico a partecipare numeroso, non vi posso anticipare niente. E invito anche per un altro motivo il pubblico a riflettere, a fare una riflessione sul motivo principale per cui ho organizzato il concerto, che è la beneficenza e la donazione per la ricerca di questa malattia così importante e pericolosa che è la leucemia e il mieloma. Il concerto è stato organizzato in associazione con l'AIL, che è l'Associazione Italiana per le Leucemie, e tengo anche a precisare che la serata sarà, l'ingresso al teatro sarà totalmente gratuito, sarà soltanto la generosità delle persone a far sì che la nostra vita migliori. Weekend nel segno del verde a Forte dei Marmi, dove è in corso la seconda edizione di Giardino Arte Flora Forte, organizzato dal Centro Commerciale Naturale nell'ambito del bando Fiere e Mercati con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi. Una grande esposizione immersa nel cuore della cittadina versiliese, con tante curiosità della florovivaistica e della botanica da tutta Italia. Non solo esposizioni, ma anche un talk show, o meglio più talk show, sui temi dell'educazione ambientale ed ecoinnovazione. Le immagini relative a questo evento culturale, spettacolare, che è in corso a Forte dei Marmi, sono state realizzate dal nostro collaboratore Paolo Barberi. Ed ora qualche secondo di pausa e subito dopo la pagina sportiva. Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo, perché la città di Lucca rende omaggio ad un grande, straordinario campione come Fausto Coppi. In che modo? Lo vediamo nel servizio.
Lunedì prossimo 3 giugno si apriranno presso Ciclipoli in piazza Santa Maria l'iscrizione alla Gran Fondo Cicloturistico Omaggio di Lucca a Fausto Coppi, organizzata dal pedale lucchese Poli. C'è grande attesa tra gli appassionati per un'iniziativa unica nel suo genere che porterà i partecipanti a raggiungere il paese natale di Fausto Coppi nel centenario della nascita del campionissimo. La manifestazione prenderà il via da Lucca domenica 16 giugno alle 6.30 e terminerà dopo 255 km a Castellania davanti al monumento che ricorda il celebre Airone. Non è la prima volta che il pedale lucchese Poli organizza una manifestazione con tali caratteristiche, ma il fatto che si svolga ad un secolo esatto dalla nascita di Coppi, 15 settembre 1919, assume un significato particolare. Noi partiremo con al seguito un pullman, un pulmini, al cambio ruota, ambulanza col medico e tutto. Faremo due rifornimenti, uno nella discesa del Bracco e uno nella discesa della Scoffera. Le spese sono tante, fortunatamente abbiamo trovato chi ci ha dato una mano come il Comune di Lucca, come la Fondazione della Banca del Monte di Lucca, come la stessa Bianchi Biciclette, ci hanno dato una mano che ci permettono di arrivare in fondo. Il percorso prevede l'attraversamento di ben 5 province e 3 regioni, con l'asperità dei passi Bracco e Scoffera prima della salita finale che porterà i partecipanti sulla collina di Castellania. L'andatura sarà controllata intorno ai 27-28 km orari, lasciando ai partecipanti libertà di accelerare soltanto sulle due salite, mentre l'arrivo dei partecipanti avverrà tutti assieme intorno alle 17. Al mausoleo dove riposano Fausto Coppi e il fratello Serse sarà deposto un mazzo di fiori sulla tomba di Serse, che 70 anni fa vinse proprio a Lucca una delle poche gare della sua breve e drammatica carriera. Due rifornimenti con sosta a Sestri Levante e a Busalla al termine della discesa per far sì che i partecipanti possano raggrupparsi e ripartire poi assieme. L'apporto del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca è stato fondamentale per l'allestimento della manifestazione, che prevede il ritorno in pullman per i concorrenti e anche per coloro che vorranno seguirli. Il direttore generale del Viareggio 2014, parliamo di calcio, Tommaso Volpi, ha fatto sapere che resterà nella società solo a condizioni che il Viareggio venga ripescato e la prossima stagione possa essere inserito nel campionato di Serie D. Vediamo. Che magari non conosce. L'attuale DG del Viareggio 2014, Tommaso Volpi, colpito da un lutto familiare in questi giorni, il prossimo anno intende allenare, ma lo farà solo a una condizione: che la società venga ripescata in Serie D, altrimenti lascerà, perché in eccellenza lui non allenerà. Ha già dei contatti comunque con formazioni di Serie D e una addirittura di Lega Pro. Nel frattempo ha detto Volpi che un viareggino che ha già fatto calcio in città per sondare il terreno, ma non per suo interesse personale, ma solo per sapere se ci fosse stata qualche persona interessata a rilevare la società, è stato messo alla corrente della situazione economica. Devono essere pagati ancora gli ultimi due stipendi ai calciatori. Dopo però quella chiacchierata non ha saputo Volpi più nulla. Ripete e ribadisce che se non ci sarà nessun interesse, la proprietà ha intenzione di proseguire lo stesso la propria avventura a Viareggio. Nel frattempo ha incontrato l'ex responsabile del settore giovanile Gian Maria Lertola, che è a capo di un gruppo che ha rilevato il Montignoso e che vuol far calcio a Viareggio nel campionato di eccellenza. L'ho incontrato, dice Volpi, e gli ho manifestato le mie perplessità, in quanto senza un campo a Viareggio dove poter giocare la vedo un'operazione che comprendo poco, però ognuno è libero di fare ciò che crede. Ancora una brevissima pausa e subito dopo la rubrica degli aggiornamenti notizie e gli auguri. Bene, non ci sono aggiornamenti, passiamo subito allora alla rubrica degli auguri. Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra principessa Sofia. Stai diventando una piccola e bellissima donnina, ricordati sempre che la mamma, il babbo e il tuo fratellino ti adorano. Ancora auguroni, mamma, babbo, Marcello. Poi ancora auguri a Riccardo Carducci, magazziniere della squadra di calcio del Real Forte Quercesa, nonché tifoso dell'Hockey Forte dei Marmi. Gli auguri arrivano da parte dei familiari e di tanti sportivi. Ancora il compleanno di Elisa Montemagni, consigliera regionale di Massarosa. Tanti auguri da parte dei familiari e degli amici. Bene, è tutto per questa edizione del TG Noi Versile, l'appuntamento come sempre per le prossime edizioni. A tutti voi auguriamo un buon fine settimana e una buona domenica. Arrivederci.